La Sicilia presenta il conto a Roma per la frana di Caltavuturo. Contestazione a Villabate per il leader della Lega Matteo Salvini. A Santa Flavia oggi festa dell'amicizia e della legalità. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è giovedì 14 maggio. 375 milioni, questa la somma che la Sicilia ha chiesto a Roma per fronteggiare lo stato di emergenza provocato dalla frana di Caltavuturo. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe pronunciarsi sullo stato di emergenza chiesto alla Sicilia per la frana di Caltavuturo e il cedimento del viadotto dopo che è stato finalmente consegnato il rapporto della Protezione Civile. È un conto salato quello che la Sicilia presenta a Roma, un conto da 375 milioni di euro, circa 30 milioni per gli interventi di urgenza sono stati chiesti al governo regionale e alla Protezione Civile Nazionale per bloccare le frane in corso nell'isola, secondo quanto riferisce il governatore Rosario Crocetta, risorse destinate in particolare per contenere la collina di Caltavuturo e fronteggiare lo stato di emergenza provocata dalla frana che ha piegato il viadotto Imera della Palermo-Catania. Restiamo in attesa perché il Consiglio dei Ministri prenda in considerazione la nostra richiesta, ha detto Crocetta. Ulteriori 30 milioni serviranno per realizzare la bradella di collegamento, ma questi saranno di competenza dell'ANAS. A questi si aggiungono altri 315 milioni che serviranno per il dissesto idrogeologico. I comuni siciliani attraverso l'ANCI Sicilia chiedono i danni, vorrebbero che l'emergenza fosse allargata all'intero sistema di viabilità e non solo confinata alla Palermo-Catania. Gli autotrasportatori che nei prossimi giorni si fermeranno per protesta chiedono di essere ascoltati da Crocetta ma soprattutto da Del Rio. Ustica Lines, ripartono i collegamenti, raggiunto l'accordo con la regione siciliana. Ripartono i collegamenti con le isole minori che erano stati interrotti a causa di un contenzioso tra la regione siciliana e la Ustica Lines. Al termine di un vertice è stato trovato un accordo transattivo tra l'amministrazione e la compagnia che permetterà la ripresa dei collegamenti. La regione pagherà soltanto l'80% delle somme in questione, rinviando la valutazione sul restante 20% ad un successivo tavolo tecnico per la verifica dei requisiti. Il tavolo sarà istituito tra compagnia di navigazione, Regione Siciliana, Ministero dei Trasporti e Registro Navale nelle prossime settimane. L'accordo permette nell'immediatezza di fare ripartire i collegamenti e di scongiurare guai ben peggiori per le isole nell'approssimarsi della stagione estiva. Resta aperta invece la questione collegamenti con le altre isole, ovvero Lampedusa, Linosa e Ustica. La gara d'appalto per i collegamenti infatti è andata deserta. Per affrontare questo elemento di criticità l'assessorato sta avviando una procedura negoziata da svolgersi entro qualche giorno per avviare ulteriori collegamenti necessari per tali isole. Dopo la contestazione di Marsala non è andata meglio a Villabate per il leader della Lega Matteo Salvini in Sicilia per sostenere la campagna elettorale dei candidati del movimento leghista siciliano Noi con Salvini. Salvini, carogna, ritorna nella fogna. Fino a quando le critiche, i contestatori si limiteranno a solo slogan e a parlare, democraticamente li accettiamo. Io mi auguro solo che si limitino a questo, poi per il resto andiamo avanti. Ma c'è una marea di gente che vorrebbe un paese un po' più normale, con qualche posto di lavoro in più, con qualche immigrato in meno e con un futuro da lasciare ai propri figli. Se uno vuole emigrare, è libero di emigrare. Ma non è possibile che soprattutto in questa Sicilia un ragazzo su due, se vuole trovare un lavoro, deve fare le valigie e andare all'estero, perché se noi lasciamo la nostra terra poi non la recuperiamo più. Alcune centinaia di persone per bene tranquille che hanno problemi di lavoro e a cui spero di dare delle risposte. Un reddito minimo con Maroni c'è lo scontro. No, io vorrei garantire il salario minimo per chi lavoro ce l'ha e non deve essere sfruttato, però il mio problema è portare lavoro, non dare soldi per stare a casa. A Villabate qual è la soluzione? Lui
Lui, non i miracoli, un po' più di sicurezza, un po' più di tranquillità e qualche posto di lavoro in più. Ringraziamo i signori villabatesi che oggi alla protesta non sono venuti. Ebbene, gente di Palermo è venuta, di Villabate non c'è nessuno, perché sono tutti ad onorare quella degnissima persona di Salvini. Evidentemente non si è capito bene che sempre la degnissima persona e chi lo appoggia lo fa solo per i voti. Quindi con questo voglio dire che chi non ha orgoglio meridionale evidentemente non è degno di essere siciliano. Siamo i meridionali, che dice meridionale, non capisco perché sei venuto da me. Cantieri navali di Palermo, la FIOM, le parole della commissione per noi sono pietre, ora non ci sono scuse, vigileremo passo dopo passo perché l'iter del disegno di legge per lo storno dei 15 milioni vada in porto. La Commissione Attività Produttiva ha preso l'impegno a formulare in tempi rapidi, entro i primi di giugno, un disegno di legge da presentare direttamente al voto d'Aula per lo storno dei 15 milioni di euro per il bacino da 80.000 tonnellate. Prendiamo atto della volontà unanime dimostrata alla Commissione dall'assessore Linda Vancheri di andare avanti e riteniamo il rispetto dei tempi imprescindibili. Non ci saranno scuse al voto, ognuno si assumerà una responsabilità individuale. Lo dichiara la segretaria della FIOM CGIL di Palermo, Angela Biondi, che annuncia che il sindacato vigilerà passo dopo passo fino a quando la commissione non avrà concluso il suo lavoro. La FIOM ha preso atto delle rassicurazioni dell'assessore, che ha ribadito che l'iter per l'accordo di programma quadro al MISE andrà intanto avanti, esprime comunque prudenza. Le dichiarazioni ascoltate per noi sono pietre. Da 2 anni ascoltiamo questo ritornello sulla volontà della Regione di rilanciare il cantiere navale e non possiamo attendere oltre. I lavoratori non hanno più pazienza, aggiunge Angela Biondi. Vigileremo sul rispetto della tempistica. Superato l'intoppo procedurale che ha sbarrato la strada all'emendamento in aula durante la finanziaria, se adesso c'è la volontà di tutti, non esistono motivi perché il disegno di legge non cammini. L'assessore ha assicurato che la Regione intende andare avanti. È possibile recuperare il tempo perduto. Dopo l'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto Fiumicino di Roma, ancora caos nei collegamenti fra la capitale e Palermo. Continua ad aumentare il numero di voli non operativi per Roma-Fiumicino da Punta Raisi. Il capoluogo siciliano continua a rimanere il più isolato tra tutte le città italiane dopo l'incendio che ha devastato il Terminal 3 dello scalo romano, compreso Catania, dove ieri si è verificato soltanto l'annullamento di un volo. Basti pensare che al Falcone Borsellino la compagnia aerea Vueling aveva già annunciato 2 cancellazioni e che ieri mattina se ne sono aggiunte altre 2. 6 i voli non operativi annunciati da Alitalia su 16 in totale. La soluzione tampone dei voli notturni effettuati da Alitalia con gli aerei intercontinentali sembra non soddisfare chi deve muoversi da Palermo verso la capitale e viceversa, soprattutto per gli orari considerati molto scomodi. Nel frattempo la situazione comincia però a rientrare nella norma in altre città italiane, a partire da Milano. A Malpensa, su 6 voli previsti, 3 risultano essere cancellati, a Linate 4 sono stati cancellati su 12. Inalterate le rotte effettuate dalla compagnia irlandese low cost Ryanair. I collegamenti, come ha già precisato il presidente ENAC Vito Riggio, potrebbero tornare ad essere regolari già da questo fine settimana. Termini Imerese, il Grand Hotel delle Terme chiude e licenzia, mobilità per 17 dipendenti. 17 posti di lavoro a rischio per gli impiegati del Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese. La Solfin S.P.A., società che ha in gestione l'albergo con contratto d'affitto, circa un mese fa ha ricevuto dal Comune di Termini una nota nella quale si comunicava la necessità di riavere la completa disponibilità dei locali liberi da persone per poter ripianificare l'organizzazione del cantiere e la gestione dei lavori previsti nei locali dell'hotel. Per un anno, dunque, la struttura ricettiva chiuderà per via dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Così la Solfin, titolare della concessione delle acque termali e gestore della struttura per i prossimi 25 anni, ha deciso di avviare le procedure di licenziamento collettivo per 17 dei 18 impiegati, a seguito del fatto che dichiara di non aver possibilità di alcun reimpiego in altre attività in essere della medesima società, che gestisce anche sale bingo e costruzioni.
Soltanto il custode resterà nell'organico per continuare a sorvegliare le terme anche durante i lavori. Secondo l'azienda non sussistono le condizioni per la cassa integrazione né per il contributo di solidarietà, soppresso dal 2015 attraverso il mancato rinnovo della normativa collegata in ambito di ridefinizione del Job Act. Pertanto è stata avviata la mobilità e ha annunciato fin da ora il licenziamento che avverrà entro 120 giorni. Il progetto esecutivo del recupero delle terme rappresenta un sogno inseguito da 5 anni dall'amministrazione guidata da Salvatore Burrafato, che è riuscito a inserire le opere nella linea di intervento del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale Madonie Termini. Si tratta di ben 5 milioni di euro che serviranno a riqualificare e a creare nuovi servizi per il Grand Hotel delle Terme e per il vecchio stabilimento termale. ASP in piazza oggi a Palermo, camper e gazebo dell'azienda sanitaria provinciale a Piazza Verdi per visite ed esami gratuiti. Questa è la sesta tappa dell'ASP in piazza versione 2014, un modello itinerante sanitario che si è rivelato essere efficace nei confronti della cittadinanza palermitana per la promozione della cultura della prevenzione. Una prevenzione fatta concretamente attraverso esami e visite vere, quindi non la simulazione o la dimostrazione di quello che si può fare, no, ma attraverso quello che si fa. Le persone sono visitate, hanno esami di diagnostica strumentale con 2 mammografi digitali di alta risoluzione e basso contrasto, una risposta forte ed efficace nei confronti della cittadinanza. Numerosi sono i tumori che sono stati riscontrati l'anno scorso in una fase asintomatica della malattia, cioè quando è maggiore la probabilità del successo, quindi una festa della prevenzione. E a questo punto devo dire che siamo molto contenti perché c'è stato un vero e proprio assalto alle nostre postazioni sanitarie. Con una sentenza il giudice di pace ha stabilito che a Palermo le biciclette possono transitare sui marciapiedi di Via Libertà. Sì, al transito delle bici sui marciapiedi di Via Libertà a Palermo. Il via libera arriva grazie ad una sentenza del giudice di pace. Il tutto risale a qualche tempo fa, quando l'avvocato Vincenzo Solli era stato multato dalla Polizia Municipale per aver transitato sulle strisce della pista ciclabile presenti nella nota Via Palermitana. Costo della multa, 41 euro che il legale è riuscito a non pagare, ottenendo così l'annullamento della sanzione. Le strisce presenti sul marciapiede di Via Libertà, infatti, erano state cancellate nel 2000 per decisione del commissario straordinario Guglielmo Serio. Ma la cosa non avvenne mai. Ancora oggi è possibile vedere le strisce bianche nella lussuosa via di Palermo. L'ordinanza alla quale si fa riferimento è la 1423 del 2000, emessa dalla Giunta, ma revocata dal commissario straordinario Serio, che aveva compreso quanto potesse essere pericoloso il transito di pedoni e ciclisti sulla stessa pista. Si decise così di dar vita ad un'altra ordinanza, la 331 del 2001, che annullò la precedente. Oggi la decisione sulla vicenda dell'avvocato Solli è stata presa dal giudice di pace Giuseppe Lamattina, che ha visionato le foto scattate dal legale multato. Le immagini rivelano infatti la costanza presente delle strisce sul marciapiede di Via Libertà. La nota del giudice è chiara e dagli atti si apprende che il legale ha negato di conoscere l'ordinanza 331 che aveva annullato la 1423 del 2000 e ha percorso il tragitto convinto di trovarsi su di una pista ciclabile, proprio come dichiarava la segnaletica ben visibile sull'asfalto. A pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci, a Santa Flavia, festa dell'amicizia e della legalità. 4 i comuni che hanno partecipato all'iniziativa. È una collaborazione delle 4 amministrazioni, come lei poc'anzi ha già descritto e nominate, e in più dell'associazione Sviluppo e Legalità di Casteldaccia. L'intento è quello di fare sviluppare loro quel sentimento dell'amicizia, che ci sia tra di loro un rapporto sincero e nel rispetto delle regole e quindi della legalità. È un momento, allora, l'impegno che l'amministrazione sta cercando di dare con queste manifestazioni è serve per trasmettere a questi giovani ragazzi il senso della legalità. Io ho giocato a calcio e devo dire che lo sport educa e raffina un pochettino l'anima. Il calcio per appunto promuovere l'amicizia fra i comuni attraverso appunto l'ausilio degli studenti, dei ragazzi. Questi sono messaggi che vogliamo lanciare al comprensorio, alla comunità,
perché in un momento difficile per gli enti locali e comunque in questo momento storico è importante unire le comunità. Lo sport sicuramente, come tanti altri ambiti, come la cultura, la musica e quant'altro. Lei ha detto bene all'inizio, Villa Filangieri, quindi sede istituzionale, le istituzioni che si muovono di concerto con i ragazzi, con le scuole. L'altro epicentro sarà il campo di calcio. Il campo di calcio proprio perché, come diceva lei, lo sport unisce questi ragazzi nel sentimento dell'amicizia e nella cultura della legalità. Noi non abbiamo confini, i nostri comuni lavorano sempre di concerto, noi sindaci siamo molto collaborativi l'un l'altro e sappiamo che i problemi nostri sono i problemi di tutti i comuni e quindi quando prima di fare una manifestazione o di affrontare un argomento, un problema, lo affrontiamo insieme. Piccolo o grande che sia. Piccolo o grande che sia, per ora abbiamo solo grandi problemi, quindi dall'acqua ai rifiuti, lavorando insieme sappiamo che contiamo di più e abbiamo più forza per farci sentire alle istituzioni regionali e nazionali. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.